io ho i punti neri. I punti neri sono il risultato di una ossidazione del sebo che risale attraverso i follicoli biliferi e compare sulla pelle attraverso i pori dilatati. Il colore nero non è sporcizia. Normalmente il periodo in cui si ha una maggiore comparsa dei punti neri è l'adolescenza, ma possono comparire anche in età adulta, soprattutto sulla zona AT, mento, naso e fronte. Per eliminare i punti neri bisogna seguire una strategia precisa. In questo caso ve ne insegno una suddivisa in tre azioni: levigare la pelle esfoliandola, ridurre la produzione interna di sebo e chiudere i pori con una maschera astringente. Niente paura, non serve andare dall'estetista ogni settimana. Potete ottenere questi risultati di alta cura estetica a casa con prodotti fai da te. Ecco come fare un trattamento completo in 20 minuti con 4 ingredienti naturali: amido di riso, yogurt magro, fragole e olio essenziale di geranio. Per levigare la pelle utilizzate una maschera con un cucchiaio colmo di amido di riso e un cucchiaio raso di yogurt magro. Mescolate, ottenete una crema, massaggiate bene sulla pelle per 5 minuti e poi sciacquate con acqua tiepida. Nel secondo step, per ridurre la produzione interna di sebo, fate un impacco con amido di riso, acqua e 2 gocce di olio essenziale di geranio che ha proprietà astringenti e riequilibranti. Lasciate in posa 5 minuti e poi sciacquate bene. Infine, per chiudere bene i pori, fate una maschera con le fragole. Prendete una fragola, la schiacciate e la mescolate insieme a un cucchiaio di yogurt magro e la posate sulla pelle. Lasciatela pure in posa per 5 minuti e poi sciacquate bene con acqua fresca. Una volta alla settimana dedicatevi il tempo di questo trattamento. E come dico sempre, approfittatene anche per rilassarvi e coccolarvi un po'. E vedrete che di volta in volta i punti neri scompariranno naturalmente. Se vi è piaciuta questa idea delle maschere naturali, cliccate mi piace per questo video, condividetelo con i vostri amici, lasciate un commento qui sotto e iscrivetevi al canale per nuovi consigli naturali per la vostra salute e la vostra bellezza. E soprattutto fatemi sapere com'è andata.